Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire un nuovo prodotto. Infatti questo sarà un video un pochino diverso perché andremo a recensire lui. Lui è un prodottino molto bello e che ci è servito molto in questi mesi e che abbiamo utilizzato davvero tanto. Sono i microfoni della Holyland Lark M1 e sì, ci sono anche per questo video. Questi sono dei microfoni davvero fantastici, infatti sono quelli che stiamo usando in questo momento e in questo momento voi potete sentire appunto anche il suono che fanno, basta ascoltare il video. Ragazzi, come vi arrivano? Bene, vi faccio vedere subito. Vi arriveranno in questa comoda custodietta, al cui interno potremo trovare tutti i vari cavetti che ci danno in dotazione, più due bellissimi gatti vivi e un cavetto USB-C per ricaricare il tutto. Allora ragazzi, piccola premessa: se voi volete registrare con l'iPhone o con un telefono che ha una porta USB-C, dovete contare 20 euro in più. Perché? Perché quei fili che vi danno non serviranno a niente, dovete prenderlo esternamente. E vi costerà sì 20 euro, non ve lo dicono nessuno, noi comunque ve lo lasciamo giù nell'info box così riceverete il nostro stesso prodotto. Sì, infatti questi cavetti non me ne faccio perché? Perché questi io posso collegarli solamente se ho una videocamera del genere, ok? Quindi andiamo nello slot del microfono dove si può attaccare il jack e lo andremo a posizionare. Una cosa molto comoda di questi prodottini è il fatto che sono composti in tre, due microfoni e un ricevitore, come tutti i microfoni. Il bello è che il ricevitore si può infilare tranquillamente qua dentro, senza darvi disturbo o pesarvi in altre situazioni. Quindi andiamo a posizionare il ricevitore qua, lo colleghiamo qua e siamo a posto, belli pronti per partire. Infatti questo è un punto più in vantaggio perché è davvero stracomodo da utilizzare. Un'altra cosa molto comoda e facile da utilizzare di questi microfoni è la modalità anti-rumeur. Ragazzi, come potete sentire dalla mia voce, è un pochino più metallica, però ci aiuta in situazioni dove dobbiamo andare a coprire suoni esterni, tipo siamo al ristorante, c'è molta confusione intorno, dobbiamo registrare un video. Ebbene sì, attiveremo questa modalità per far sì che le persone intorno si isolino, ok? La voce delle persone si isoli. Ok ragazzi, voglio farvi notare anche questa piccolezza che, come potete notare qua, noi stavamo registrando con i microfoni in modalità normale, quindi con la lucetta blu, e come potete vedere la voce, sì, è tra virgolette nitida, però quando andiamo ad attivare la cancellazione del rumore, come potete vedere, innanzitutto i suoni alti vengono smorzati, come si può vedere da qua a qua. In più possiamo notare anche come quando noi siamo completamente muti la lineetta starà pari a zero. A differenza di qua, dove anche se stiamo completamente zitti ci sarà del rumore di fondo. In questo caso il rumore di fondo dato dalle cicale, che in questo caso invece vengono completamente eliminate. Però, come potete sentire dalla mia voce, è un pochino più metallica, quindi occhio ad utilizzarlo. Noi consigliamo di utilizzare la funzione normale con i gatti vivi. Morti. E vi lasciamo anche una clip di Firenze, così sentite bene il suono. Allora ragazzi, questa è la prova ufficiale dei microfoni con il gatto morto, quindi vediamo. Un sacco di vento, come potete vedere ai capelli. Quindi, sentiamo un po' come vanno. Il giusto, dai, c'è neanche vento, sì, vento. Un po' ce n'è. Per chi volesse sentire l'audio senza i microfoni è questo. Quindi rendetevi anche un pochino conto voi della qualità, come cambia. E siamo sempre nella stessa situazione di prima, quindi con vento. Sì, esatto, perché ragazzi, a Firenze c'era davvero un vento incredibile e in quell'occasione ho voluto proprio testare la validità di questi gatti morti e ne sono rimasto davvero stupefatto. Un altro punto in vantaggio è sicuramente la batteria.
Perché? Perché a noi, a parte che il case vi dura un'eternità, e infatti i microfoni si caricano direttamente dal case e vi durano tutta un'intera giornata. Noi tipo a Firenze abbiamo fatto 8-10 ore e non abbiamo mai dovuto ricaricarli né niente, e soprattutto il case vi dura in più giornate che lo utilizzate, quindi davvero consigliato. Sì, esatto ragazzi, noi contate che per una batteria di un case, quindi per quattro tacchette finite, abbiamo registrato praticamente tre video, quindi non è male. E poi, come ha detto la signora prima, a Firenze abbiamo registrato tutto il giorno senza mai metterli a caricare. Quindi, grande punto a favore. Poi un altro punto a favore è sicuramente il prezzo. Dovete aspettarvi una spesa di massimo 140 euro per questi microfoni che alla fine fanno il loro sporco lavoro. Potete trovarli tranquillamente su Amazon da un prezzo che può variare dai 160 al massimo fino ad arrivare ai 120 come siamo riusciti noi ad acquistarli. Infatti per una botta di culo mentre stiamo andando ad acquistare sono scesi di prezzo e abbiamo detto subito. In più dovete contare anche 20 euro in più per quel filo per l'iPhone, però c'è anche per Android se non sbaglio, ma fidatevi che ne vale la pena. Andiamo fuori e testiamo la modalità risparmio cagate. Siamo Grande sopraggiunti cielo. nel mio balcone. Questo è quanto. E non so se sentite le cicale, in ogni caso adesso cercheremo di andare un pochino a togliere il sottofondo delle cicale, semplicemente premendo la modalità della riduzione del rumore. Quindi non so come si senta ora, però spero che il rumore delle cicale si sia abbassato. E sì, magari ne va un pochino della voce metallica che avremo. Però amen. Sì, un altro super vantaggio di questi microfoni è la portata, perché dovete sapere che prendono anche a più di 5 metri di distanza, che ragazzi, diciamoci la verità, chi è che va a registrare a 1 chilometro di distanza? Ma dai. Infatti, come può far notare bene la mia Adesso ci proviamo. assistente, Oddio. che Ciao. chiudi. Ok, sono sparita. Ragazzi, io sono Niente, nel punto ragazzi, più oggi c'è davvero distante del mio tantissimo balcone. caldo. Stai zitto, per favore. E voglio andare un sacco in piscina. Tra poco ci andiamo. E spero che mi sentite bene come se fossi lì con voi. Vi Fatto voglio sta che bene. questi sono abbastanza metri di distanza, ragazzi, perché anche perché un video più distante di così non ha senso farlo, anche perché se lei va più là poi non si vede dalla fotocamera, quindi banalmente non ha senso. Questa per me è già una distanza ottimale per cui registrare. E niente ragazzi, pensiamo di aver detto tutto di questi microfoni. Spero vi sia utile questo video. Spero vi sia stato utile e Alla alla prossima. prossima.